Ciao amici digitali e ben ritrovati in questo nuovo video. Di cosa parliamo oggi? Oggi voglio parlarvi di 7 metodi per iniziare a guadagnare online. Il primo metodo, quindi partiamo subito a bomba, il primo metodo di cui voglio parlarvi è proprio YouTube. YouTube vi dà davvero una grande opportunità. Vi permette di esprimere il vostro pensiero, di esprimere voi stessi al 100% e vi permette anche di iniziare a guadagnare. Dovete sapere che ci sono delle nicchie di mercato che sono davvero molto profittevoli. Ad esempio la finanza personale, ad esempio il mondo delle assicurazioni, il fitness e molte altre. Magari vi lascio qui da qualche parte uno screenshot. Come molti di voi già sapranno, un metodo per guadagnare tramite YouTube sono proprio gli annunci pubblicitari. Per darvi una stima veloce, si può arrivare a guadagnare anche 30 euro per 1000 visualizzazioni, quindi potete capire che su larga scala, insomma, sono bei numeri. Ok, sicuramente non è l'unico modo di guadagnare attraverso YouTube, quindi da YouTube non si guadagna soltanto tramite le pubblicità di Google, ok, che ci vengono inserite in mezzo o prima dei nostri video, ma si può guadagnare anche attraverso altri metodi, come ad esempio le affiliazioni. Ne ho parlato molto spesso nei miei video, ne parleremo anche dopo. E appunto si può guadagnare vendendo un prodotto o un servizio di qualcun altro, ok? E si guadagna una commissione. Un'altra possibilità di guadagno tramite YouTube è anche video sponsorizzati. Ad esempio, le aziende vi possono contattare per fare dei video promozionali per promuovere il loro servizio o il loro prodotto e possono quindi pagarvi per realizzare questo contenuto. Ecco, quindi possiamo vedere che le strade sono diverse, no? Le possibilità di guadagno sono diverse. E io penso che YouTube sia ad oggi ancora una grande opportunità da poter cogliere al volo. Il mio consiglio è sempre quello di seguire le vostre passioni, quindi se avete delle passioni specifiche, portate quelle su YouTube. Andate a fare contenuti di argomenti che naturalmente vi interessano, perché altrimenti non durerete una settimana. Questo era il primo metodo di guadagno. Adesso passiamo al secondo. Il secondo parlo proprio dell'affiliate marketing. Ne ho parlato più volte qui nel mio canale. Di cosa si tratta nello specifico? Allora, si tratta di vendere un prodotto di qualcun altro e guadagnare una commissione. Il programma di affiliazione più importante che tutti quanti o comunque la maggior parte conoscono è il programma di affiliazione di Amazon, ok? Che vi dà una commissione che può andare dal 3 al 10% circa in base alle categorie per ogni prodotto che riuscirete a vendere, ok? Ad esempio, Amazon vi fornirà un link di affiliazione con il vostro ID, con un vostro ID personale, ogni volta che una persona, un amico o qualsiasi altro utente compra un prodotto tramite il vostro link di affiliazione, voi guadagnerete una commissione su quella vendita. Ad esempio, compra un monitor da 200 euro, voi guadagnerete magari il 3% di quella spesa. Ok? E questo è un po' il principio generale anche dell'affiliazione in generale. Ci sono tantissimi altri programmi di affiliazione oltre quello di Amazon, ok? Gearbest, ce ne sono tantissimi altri che pagano molto di più di Amazon. Potete andare a fare delle ricerche su Google e vi uscirà davvero il mondo. Questo diciamo che può essere un business scalabile, un business interessante e che non necessita neanche di un investimento iniziale, se non appunto il nostro tempo, quindi. Naturalmente non sarà semplice iniziare a promuovere il link e fare 1000 vendite al giorno, certo, questo è ovvio. Bisogna trovare delle strategie. Delle strategie potrebbero essere quelle di legare il nostro link di affiliazione alla nostra pagina social, al nostro canale YouTube, a creare appunto un canale Telegram ad hoc per quella tipologia di prodotto. Bisogna un po' cercare delle strategie, fare della pubblicità, eccetera. Il terzo metodo è la vendita di prodotti. Si possono vendere prodotti in diversi modi, ok? Un modo è la vendita diretta, ovvero acquistare dei lotti e venderli su un nostro store, venderli su dei marketplace come ad esempio potrebbe essere eBay, come ad esempio potrebbe essere Amazon, eccetera. Quindi questa potrebbe essere un'idea. C'è un'altra tipologia di vendita che sarebbe il dropshipping, ovvero vendere un qualcosa che non abbiamo, quindi fare da tramite. Vi lascio in descrizione un video che spiega bene che cos'è il dropshipping, perché altrimenti ci vuole davvero un video intero solo per questo, quindi vi lascio il link in descrizione. Poi, se siamo ad esempio degli artigiani, abbiamo la possibilità di produrre quindi direttamente il nostro prodotto e metterlo sul mercato vendendolo attraverso il nostro sito web, attraverso altri portali che possono essere quelli che vi ho già detto, eBay, Amazon e diversi marketplace che si trovano in rete. Quindi anche qui, se abbiamo delle idee e dei prodotti validi, si può costruire sicuramente un business importante. Il quarto metodo consiste nel redigere articoli. È una cosa che possono fare, non dico tutti, ma quasi tutti. L'importante è avere delle ottime doti di scrittura e soprattutto conoscere l'argomento di cui si sta parlando.
L'altra volta stavo vedendo, ho fatto caso, sono andato sul sito di Salvatore Aranzulla, molti di voi sicuramente lo conosceranno, e in una sezione c'era appunto un'offerta nel suo sito dove stava ricercando delle figure professionali proprio per questo, per questa attività, quindi per redigere articoli, anche con una buona paga, perché pagava circa 30, anzi paga circa, se andate nel sito ancora c'è, ci dovrebbe ancora essere questa offerta, paga circa 30 euro ad articolo, ok? Quindi anche buono, però ecco, bisogna conoscere l'argomento, in questo caso argomenti, bisogna conoscere tematiche di informatica, eccetera, e bisogna avere delle ottime doti di scrittura, ok? Però ecco, a parte Salvatore Aranzulla, ci sono sicuramente tantissime altre testate giornalistiche o comunque blog che ricercano questa tipologia di figura professionale. Quindi se siete appassionati alla scrittura, se vi piace scrivere, questa potrebbe essere un'ottima opportunità. Potete andare a vedere un po' online sulle varie testate giornalistiche, ricercare su qualche portale di annunci se ci sono annunci di questa tipologia. E quindi potete proporvi, potete candidarvi come articolisti. Ok, il quinto metodo si tratta della gestione delle pagine social aziendali. Già ne avevo parlato anche in un altro video riguardo questo argomento. È molto interessante perché se si hanno delle capacità a livello di comunicazione, a livello di marketing digitale, ci si può proporre appunto come social media manager. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo andare a contattare delle aziende, aziende locali, aziende non grandissime, naturalmente che hanno già al suo interno un reparto marketing importante, quindi aziende magari intermedie, aziende piccole, aziende locali, che possono aver bisogno di questa figura professionale. Ad oggi molte aziende hanno bisogno di questa figura professionale proprio per gestire al meglio i loro social network. Ad oggi è molto importante, se non fondamentale, avere una presenza sui social media. E quindi una figura professionale di questo tipo può essere davvero molto ricercata, soprattutto in questo periodo. Quindi sicuramente dovete avere delle conoscenze di digital marketing, a livello di comunicazione, dovete avere delle skills importanti. Se non le avete, però potete studiare, potete fare dei corsi per affermarvi in questo settore, poiché ad oggi potrebbe essere una buona opportunità. Quindi potete andare a contattare le aziende che vi interessano di più, le aziende che vi sembrano più adatte per questa proposta e appunto gli andate a proporre proprio questa cosa, il fatto di poter gestire le loro pagine social, quindi gestire un piano editoriale, gestire una rubrica, creare e pubblicare contenuti, gestire il copy, quindi la scrittura, eccetera. E la cosa interessante è che potete anche lavorare con più di un'azienda, ok? Questo è molto importante perché vi permetterà anche di scalare e di crescere con il vostro business. Ok, arriviamo al sesto metodo, alla sesta idea per iniziare a guadagnare online. Una cosa interessante di cui avevo parlato anche in un vecchio video, si tratta di comprare e vendere domini. Ok, perché comprare e vendere domini? Ci sono dei domini che hanno una certa importanza, ok? Avevo fatto questo esempio anche in un altro video in passato che avevo fatto, ve lo metto anche quello in descrizione, così facciamo una bella raccolta di un po' tutti quanti i miei video. Ad esempio, sono un negoziante, cioè voglio aprire un nuovo negozio di elettronica a Roma. Ok, avevo già fatto questo esempio, ve lo rifaccio così capite bene il concetto. Sicuramente il dominio elettronica Roma potrebbe essere potenzialmente anche come parole chiavi molto interessante per me. Acquistarlo potrebbe essere un valore aggiunto per la mia azienda, per il mio settore, no? Anche perché mi permette di ottimizzare al meglio tramite le parole chiavi, appunto, il mio sito web. Quindi tutte le persone cosa fanno? Vanno su un sito come ad esempio Registra, Ruba o qualsiasi altro provider di hosting e di domini a ricercare appunto questo dominio. Scrivendo però elettronicaroma.it o elettronicaroma.com si accorge che il dominio è già stato acquistato da un'altra persona. Quella persona che l'ha acquistato precedentemente magari non l'ha acquistato per la sua attività, l'ha acquistato semplicemente per rivenderlo un domani. Ok, e voi potete essere proprio quella persona, ovvero una persona che acquista domini di una certa importanza, quindi magari con parole chiavi importanti, che possono essere utili a negozianti, che possono essere utili ad altre attività, e rivenderle a un potenziale cliente che arriverà domani, che vorrà immettersi nel mercato con questo nome di dominio. Ok? Magari quel negoziante sarà disposto a pagare molto di più di 3 dollari o 5 dollari, insomma di quello che è per acquistare un dominio semplice che si può acquistare ovunque. Quindi sarà disposto a pagare 100 euro, 200 euro, 1000 euro o anche di più perché pensa davvero che quel dominio potrebbe essere fondamentale per la sua attività. Quindi un buon business che
che si potrebbe iniziare o comunque che si potrebbe affiancare a qualsiasi altra nostra attività potrebbe essere proprio questo, quello di andare ad acquistare domini con delle parole chiave di interesse comune che un domani potrebbero essere appetibili, quindi potrebbero essere interessanti per qualcuno. Siamo arrivati all'ultimo, al numero 7, all'ultimo metodo per guadagnare online. Guadagnare creando siti web. Ad oggi è possibile creare siti web senza neanche scrivere una sola riga di codice. Pensiamo a delle piattaforme come Shopify, come ad esempio Wix, come anche WordPress, magari un po' più articolato, ma comunque sia vi permette, volendo, di creare un sito web senza scrivere neanche una sola riga di codice. Vi lascio il link di un videocorso che ho fatto di recente su come creare un sito web con WordPress, ve lo lascio in descrizione, così se siete interessati potete seguire quello e magari iniziate a capire un po' come funziona questo mondo, come funziona WordPress. E quindi avete la possibilità di creare siti web per aziende, per privati, eccetera, eccetera. In questo modo potete creare un vostro business anche su questo. Oggi c'è una forte richiesta, c'era anche prima, ma oggi a maggior ragione con la pandemia, il Covid e tutto, le aziende vogliono, magari chi non aveva una presenza online oggi la vuole e quindi magari si vuole creare un sito web, si vuole creare uno store online, un e-commerce e quindi voi potete intervenire proprio per risolvere questa esigenza. Specializzandovi in questo settore, quindi nella costruzione di siti web ed e-commerce, ci sono piattaforme per costruire e-commerce davvero molto smart, come ad esempio Shopify e Ecwid, vi ho fatto vedere in un altro video, che ormai ad oggi vi permettono di creare degli shop online di tutto rispetto e con davvero pochissimi click. Dovete informarvi bene, dovete fare un minimo di pratica, eccetera, eccetera. Non potete uscire fuori dal nulla e iniziare a creare siti web, non sto dicendo questo. Però ecco, potrebbe essere una buona opportunità da iniziare a studiare, vista anche la potenzialità del no code, ad oggi potrebbe essere un buon business da iniziare per molti, ok? Perché magari, mentre prima magari poteva essere una cosa solamente per programmatori, solamente per informatici di un certo livello, ad oggi potrebbe essere una cosa adatta a un pubblico più ampio e magari questo pubblico più ampio ci potete entrare anche voi. Ok ragazzi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo arrivati alla fine, condividetelo con tutte le persone a cui pensate possa essere utile, possa interessare questo argomento. E lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Io vi lascio come sempre qui la playlist delle idee di business, dove trovate all'interno una marea di video interessanti del settore, quindi come guadagnare online, finanza personale, investimenti, eccetera. E qui sopra il pulsante per iscrivervi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. Ciao amici!